Buonasera, io sono Elena Guerrini e la buona pratica di cui voglio parlare è il Festival A Veglia a Teatro Col Baratto. Si svolge a Manciano in Maremma da 3 anni. Io ho vissuto quasi tutta la vita a Bologna, mi sono formata teatralmente a Bologna, per cui i miei maestri, da Leo De Berardinis a Valdoca, poi comunque Pippo Del Bono, sono tutte situazioni che avevo incontrato e conosciuto a Bologna. Poi 4 anni fa sono tornata a abitare al paese dei nonni e ho trovato veramente un deserto dal punto di vista artistico, perché ci sono 4 banche, 6 parrucchieri, ma non c'è un teatro. Il teatro più vicino a dove vivo io è 70 chilometri ed è Grosseto, dove non è che poi ci siano queste stagioni così sperimentali. Così. E 4 anni fa sono partita con un progetto mio, che era Orti Insorti, una narrazione che facevo nei poderi facendomi pagare col baratto, per cui per 2 anni non ho fatto la spesa, è stata per me una produzione di un mio spettacolo, perché quello che ho risparmiato non facendo la spesa ha fatto sì che io producessi Orti Insorti. Dopo questa esperienza, appunto, che poi ora sta girando, dopo questa esperienza della narrazione ho deciso di far condividere insieme poi a persone che mi chiedevano, che volevano un festival, che volevano vedere delle cose in questo paese, di condividere con altri amici, attori, persone, questa esperienza del pagamento non monetario, quindi a baratto, tanto alla fine ormai è quello che dicono tutti gli assessori: vuoi fare un festival ma non ci sono i soldi? E la mia risposta politica a questa cosa è stata: io lo faccio lo stesso, anche se non ci sono i soldi, lo faccio con un minimo di finanziamento preso dai vari sponsor, da persone che si autofinanziavano per poter vedere gli spettacoli, ma senza chiedere fondi pubblici, quindi comunque indipendente. E infatti il primo anno del festival abbiamo proprio messo nella locandina, senza patrocinio, senza sovvenzioni, totalmente indipendente. E poi il comune ha detto: no, ma se volevi ti davamo il patrocinio e una piazza. Ma del patrocinio e una piazza non importava nulla se non c'era un fondo monetario, qualcosa, un investimento del comune sulla cultura. E qui parlo di qualsiasi giunta, perché a me mi hanno dato le stesse risposte tutte le giunte finora, non è che... quindi ho deciso di fare questo festival col baratto, per cui a cui invito, mandatemi programmi per partecipare, insomma c'è il blog Veglia Teatro a Baratto, blogspot.com. Le compagnie che vengono hanno, il festival si svolge la 2ª settimana di settembre, le compagnie che vengono hanno un rimborso spese monetario fra i 300 e i 500 euro, più tutto l'incasso, e l'incasso è in prodotti, per cui chi viene a vedere lo spettacolo paga un biglietto che è una bottiglia d'olio o una bottiglia di vino, una forma di formaggio, un prosciutto, comunque delle cose. E gli artisti che vengono, Carmina Dant Panem, no? Per citare il latino, gli artisti che vengono tornano a casa con questo quantitativo monetario, però con 50 litri d'olio, 20 litri di vino. Ed è veramente una risorsa rispetto a quello che a volte danno dei teatri dopo 2 anni. Magari avere l'olio e il vino subito, non. E questo è iniziato 3 anni fa, è iniziato 3 anni fa un po' appunto così, poi ci sono stati, comunque c'è stato il quartetto di Giovanna Marini, c'è stato Andrea Cosentino, ci sono stati vari artisti che poi sono stati loro a chiamarmi, perché comunque un festival piccolo, anche l'ufficio stampa l'ho pagato in prosciutti, è vero? Però insomma avevo amici che leggevano del festival e dicevano: posso venire al tuo festival? Dico: ma guarda, io so che te prendi dei cachet che io non ti posso dare. No, ma l'idea che mi paghi, torno a casa con l'olio, il vino e il formaggio, mi va bene. Quindi è proprio stata una direzione artistica che se la son fatte le persone che aderivano a questo progetto, che per me è stata una forte mossa politica, perché quando vedevo che non c'era ascolto da nessuna parte, il modo è stato comunque farlo lo stesso e dimostrare che comunque noi in 10 giorni abbiamo avuto quasi tutti i giorni, in bassa stagione, a settembre, in un paesino di 4.000 abitanti, 100 spettatori a sera, a vedere le cose più disparate, per cui dalla cosa magari più comica a Andrea Cosentino, o a magari un quartetto, addirittura all'attrice grotoschiana che dopo 40 anni, Eva Benez, ha deciso di fare una cosa in scena, in pubblico, al mio festival, perché aveva questa situazione proprio di pubblico casalingo, perché nella locandina c'è scritto: spegnete la televisione, aprite la porta al teatro, perché andiamo a farlo nelle case, nelle piazzette davanti alle case, nei cortili o nelle stalle, e portarsi la sedia da casa,
perché comunque nell'antica veglia che facevano in Maremma era così. Io vedevo il mio nonno uscire di casa con la seggiolina, dicevo: dove vai? Vado a veglia con una bottiglia di vino e la seggiolina. E chi viene quindi si porta la sedia da casa, perché non avendo soldi nel festival, anche soltanto affittare quell'orrende sedia di plastica che ci costava più dei 3.000 euro che abbiamo speso per il festival, affittare per 10 giorni quell'orrende sedia di plastica che danno i service. E quindi un festival senza microfoni, senza luci, le luci e gli oggetti di scena si trovano nelle case, per cui la gente tira fuori quello e te scegli quello di cui hai bisogno al momento. È importante l'attore e il pubblico. Faremo a settembre dal 16 al 26 quest'anno il quarto anno del festival. Io paragono il festival a mio figlio che ora ha 3 anni e pian piano cammina da solo, parla da solo, e così il festival ha iniziato a camminare pian piano, ora parla da solo, pian piano prenderà una sua via. E vi invito insomma a venire a partecipare sia come pubblico, sia come ospiti, sia come critici pagati in prosciutti. Quindi sono entrata nei 10 minuti? Sì, sei stata bravissima. A questo punto...